Gli ultimi 13 anni della vita di questa mamma, che chiameremo Anna, nome fittizio che useremo per motivi di riservatezza, non è stata per l'aspetto pratico una esistenza paragonabile a quella di tante mamme della sua età. Anna ha una figliola affetta da tetraparesi spastica per un danno neuronale subito durante il parto. 14 anni di grande amore, però, tutti bambini diversamente abili sono bambini speciali che donano più di quello che possiamo credere o pensare. Sono un dono e come tale riempiono la vita ed il cuore dei loro genitori. Ma Anna ci ha chiamato per un aspetto pratico della sua vita speciale, la lotta quotidiana contro le barriere architettoniche. Siamo nel quartiere San Lazzaro, dove ha sede il centro ASUR per la riabilitazione, e Anna e sua figlia, come tantissimi genitori, lo frequenta due volte alla settimana da oltre 4 anni. La struttura è al piano rialzato, ambienti ampi, moderni, confortevoli e ospitali per i pazienti, presi in carico dalle esperte e amorevoli cure degli specialisti del centro. Ma per accedere a questa struttura territoriale sono dolori. Anna, per via di un montacarichi inadeguato e spesso guasto, arranca con oltre 50 kg tra carrozzina e figlia sulle rampe dell'edificio e con la pioggia le cose si complicano. Lei, nonostante un'ernia al disco, vince la gravità e raggiunge lo scopo, ma la situazione si potrebbe complicare e allora rivolge un appello accorato. Non funziona da tanti anni e se funziona funziona per un giorno o due, e noi incontriamo sempre le stesse difficoltà di raggiungere il centro riabilitativo e non solo in salita ma anche in discesa questo scivolo, e quindi abbiamo bisogno di questa non so come chiamarla, agevolazione oppure questo ausilio, l'ascensore che funzioni. Dalla redazione oggi abbiamo fatto però qualche telefonata e siamo riusciti a parlare con il responsabile dell'ufficio tecnico addetto alla manutenzione dell'area vasta e ci ha assicurato che si stanno attivando per risolvere definitivamente la problematica che persiste da tempo e per ripristinare nell'immediato il montacarichi. Una buona notizia per chi ogni giorno vince la gravità con la forza dell'amore.